All'entrata del temp eh, per gioiare e comenzar eh, e per gelo si irritar e eh, la regina mostrar che lei sia amorosa un saluto a tutti i videoascoltatori ascoltatori d'italia medievale oggi abbiamo il grandissimo piacere di presentarvi la terza edizione del festival internazionale dei templari dal titolo l'apocalisse dei templari che si terrà ad Alessandria il 29-30 giugno e il primo il 2 luglio 2023. È nato dalla fervida mente di due grandissimi, ognuno nel suo settore. E io non perdo altro tempo, ma lascio subito la parola a Simonetta Cerrini e a Gian Piero Aloisio, che ci parleranno di questa terza edizione del Festival dei Templari. A voi, amici. Questa terza edizione del Festival Internazionale dei Templari conosce molte novità. Intanto abbiamo una novità eh, sulla location, cioè eh, l'abbiamo fatto fino ad ora nel, nella, chiesa, nella piazza della chiesa di Santa Maria di Castello e quest'anno ci spostiamo alla piazza del Duomo. Quindi siamo ancora più centrali, e Piazza Giovanni XXIII e saremo lì con le nostre particolari conferenze e spettacolo eh, giovedì 29 giugno, venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio, la sera alle 21. Mentre poi avremo un'altra location ancora nuova, una novità perché la domenica eh, 2 luglio pomeriggio dalle ore 17 saremo nel quartiere Cristo di Alessandria. Eh, nella chiesa che eh, ci è stata assegnata e eh, si chiama San Giovanni Evangelista. Ora facendo noi proprio l'Apocalisse dei Templari sembra che l'abbiamo cercata, ma eh, invece no, non è così. Quindi siamo lì. Quindi queste sono le novità eh. e poi tutti i pomeriggi c'è una novità anche in questo senso perché faremo non due ma tre conferenze pomeridiane. E le faremo tutte e tre il pomeriggio dalle 17 eh, nella eh, sala ne, di cultura e sviluppo dell'Associazione Cultura e Sviluppo. E questo di giovedì, venerdì e sabato. Giovedì, venerdì e sabato pomeriggio. E in questi tre pomeriggi presenteremo tre libri, questa è anche una piccola novità, oltre ad altri interventi. E per la prima volta io e Franco Cardini presenteremo il nostro libro Storia dei Templari in otto oggetti. Dico per la prima volta perché c'è stata la pandemia di mezzo e non c'è mai stata l'occasione, diciamo, di presentarlo insieme. E quindi mi fa molto molto piacere. E il secondo pomeriggio invece, e quindi il 30, venerdì 30, presenteremo un libro di Andre Vosce sulle orme del sacro dedicato ai santuari eh, in Occidente, eh, che è stato appena tradotto in italiano, ma che deve uscire ancora il 16 giugno, quindi penso che saremo i primi a presentarlo in Italia. Eh, il terzo pomeriggio invece sarà dedicato al libro di Antonio Musarra eh, su, dedicato a Urbano II e i comuni. E quindi abbiamo questi tre momenti, ma passiamo agli spettacoli. Beh, le serate sono sempre l'interazione fra gli scienziati e gli artisti. Questa volta noi abbiamo dato un taglio molto originale secondo noi al festival, unendo le relazioni sul medioevo degli scienziati a del, delle canzoni rock, pop, ca cabarettistiche, a brani teatrali, quindi in uno stile molto lontano del, dal medioevo, ma quest'anno però abbiamo voluto aggiungere anche l'elemento medievale. Per cui avremo dei rievocatori storici, le Blanc Manteau e poi Mansio Templi Parmensis 1275, però in funzione divulgativa. Cioè ci sarà la cerimonia, e le Blanc Manteau faranno la cerimonia eh, d'accettazione del novizio nell'ordine del Tempio. E la vedremo rappresentata secondo le regole, appunto. Eh, e poi ci sarà il combattimento del templare contro se stesso combattimento fisico ma anche metafisico e però ci sarà la spiegazione sulle armi vestimenti il perché ecco quindi è vero che c'è la rievocazione storica però è, è, è contemporaneamente una parte di una relazione e abbiamo un altro caso particolare è quello di Fabienne Arboit, io la chiamo Arboit perché in realtà sta in Belgio, però è un cognome cimbrico, mi dicono, quindi Arboit, eh, e, e lei ad esempio è sia una studiosa di Hildegarda eh, di Bingen che un interprete dei, dei, dei canti meravigliosi, delle meravigliose ehm, composizioni di Hildegard e, è una soprano di grande valore e quindi avremo questa, questo momento particolare in cui il relatore, la relatrice canta benissimo, diciamo così, la scienziata canta. E poi mh, avremo... Portando, scusa, una nota femminile perché è vero che con i Templari eh, spesso l'aspetto eh, ovviamente maschile prevale, e anche presso i profeti, invece, in questo caso eh, abbiamo proprio anche questa è il, la figura grandiosa di Hildegarda di Bingen, che eh, sarà una presenza ecco, importante anche da questo punto di vista. Poi noi no normalmente, come hai visto quando sei venuto a trovarci, noi abbiamo una piccola formazione, no? siamo io, Elisabetta Gagliardi e Massimo Bagliani e insieme, talvolta facciamo le scene teatrali, talvolta delle canzoni. A volte canta lei, a volte canto io, insomma e creiamo questo contrappunto no? con, con, con gli scienziati. E questa volta invece saremo di più, ci saranno tre corali: eh, due, la, la, il coro ehm, Diocesano, Dio il coro poi il coro Magnificat e il coro Allievi, che sono dei ragazzi di una scuola. Di Alessandria che sono venuti riunire formando un coro per intervenire al Festival dei Templari. Abbiamo un rapporto col territorio anche molto forte, cioè, il nostro scopo è quello di unire eh, le. Relazioni di scienziati di stranieri, italiani di fama e di grande competenza, ma anche però alle storie del medioevo alessandrino, ma anche proprio alla popolazione alessandrina, proprio anche a chi fa delle, delle cose in Alessandria. E poi, e poi avremo una, quella che io definisco in ambito pop contemporaneo, però è un'icona per contatto. Perché sì, sarà con una noi reliquia però, una, reliquia, una reliquia, una reliquia per contatto. no? Cioè, per Praticamente eh, viene da noi Adolfo Bargiotta, che è un attore straordinario che farà una cosa che non dico, però, di grande levatura. Oltre ad essere un attore straordinario, però eh, ha fatto tutto nella vita, cioè eh, era Cichito e Pacchito a Canale 5 per, per facendo delle cose estremamente popolari, cabarettistiche, di grande successo. Poi era, era diciamo, l'attore su cui si appoggiava Celentano nelle sue trasmissioni a Rai 1, ma ultimamente è, stato, è diventato un po' l'attore caratterista italiano scelto dalle produzioni hollywoodiane quando girano in Europa. E quindi per contatto lui ha le foto in cui viene toccato da Denzel Washington, <ride> da Kota <Fanny, ride> Zoe Salanda, oppure addirittura a proposito, a proposito dei templari, perché c'era Indiana Jones all'ultima crociata, no? E quindi in cui i templari custodivano il Graal. Quindi c'è un legame stretto e abbiamo Harrison Ford che gli mette le mani sulle spalle quindi quando lui arriverà sul palco tutti i relatori toccheranno Adolfo Maggiore e reliquia per il contatto sarà come se avessero toccato Harrison Ford questo è il nostro piccolo scherzo però lui è molto bravo poi fa una cosa che c'entra molto in realtà con la focalisse eh, però ecco voglio dire che nella nostra mh, follia eh, riusciamo a, a mettere insieme nell'arco dell'unica serata delle cose che insieme non sarebbero mai, però per qualche. E anche vista... persone che non si incontrerebbero probabilmente mai, ecco. Sì, ecco, es esatto. Io adolfo Margiotta Mar Mar potrei incontrare Celentano, ma non Franco Cardini nella sua vita, questo è naturale. Ford, ma è, è o, o, ecco questo mh, oppure i ragazzi dei cori cioè, questo scambio continuo le con i loro spadoni cioè, questo, mh, questa, perché lì poi quando uno lo guarda sembra un'unica compagnia questa è la follia della cosa no? sembra che si sia costruita una compagnia stranissima d'arte varia chiamiamola così e, e in questa arte varia ci sono tantissimi contenuti profondi tantissime novità scientifiche e infatti, dottoressa, io le chiederei adesso di illustrare i, i contributi anche in video che Esimi e illustri suoi colleghi ci hanno eh, donato appositamente per il festival. Eh sì, ecco, quest'anno come relatori, eh, intanto abbiamo eh, nuovamente con noi Franco Cardini, e questo per noi è un grandissimo onore, chiaramente, che fa alla manifestazione e a noi anche in particolare. Ehm, ritorna anche Antonio Musarra, che è un po' un astro nascente no? nel momento della divulgazione storica, e, e, e poi avremo eh, del, delle novità particolari. Abbiamo, per esempio, Baudouin van den Abele, che viene dall'Università di Louvain-la-Neuve in Belgio e che è un grande esperto di falconeria, di bestiari, di enciclopedie medievali. E quindi ci illustrerà eh, tanti aspetti, delle... oltre che alcune sue ricerche, in particolare su Federico II e la falconeria in Oriente, ma anche tante cose sugli uccelli, sugli animali in generale, evocati appunto dall'Apocalisse. Poi abbiamo eh, tra i relatori anche un relatore un po' d'eccezione perché il Vescovo di Alessandria, che... Monsignor Guido Gallese, che ha accettato proprio di. Buttarsi in questa mischia. Perché ha una... scritto un, un commento all'Apocalisse di Giovanni come pastorale del 2019-2020. Quindi, quindi piena pandemia. Che, si, tra che è un bel titolo che è il Logos della Profezia si chiama. E a me non era mai capitato di trovare l'Apocalisse di Giovanni, non è facile trovarla staccata dai libri no? della Bibbia. E quando ho trovato l'opuscoletto mi hanno dato, mentre facevo un'intervista su Gaber in, un, in un contesto, mi hanno dato questa cosa da Alessandria e io sono rimasto molto colpito perché ho detto, eh, eh, e poi che un vescovo facesse la pastorale per la sua diocesi su quel tema ma mi ha molto colpito quando a lei è venuto in mente di fare l'Apocalisse dei Templari mi sono ricordato di questo opuscoletto che vi è stato donato in un contesto completamente avulso dal Festival e le abbiamo chiesto di partecipare e, e verrà quindi con noi eh, verrà con noi anche eh, per legarci noi cerchiamo sempre di legarci anche alla storia del luogo e quindi c'è un grandissimo personaggio che è San Bruno di Segni da Solero, però, perché è nato a Solero, quindi uno dei luoghi che poi è eh, importantissimi poi per, la, per la futura Alessandria, che eh, era mort è morto nel 1123, quindi, quest'anno proprio si ricorda il novecentesimo anniversario della sua morte ci sono, ci saranno delle manifestazioni, dei convegni, delle cose. E eh, mh, don Stefano Tessaglia, proprio che tra l'altro è docente anche all'Università del Piemonte Orientale, che è una delle nostre, che ha patrocinato da, fin dalla prima edizione il nostro festival, eh, ci racconterà in particolare eh, la storia di San Bruno e del suo commento all'Apocalisse. Perché anche San Bruno che ha partecipato tra l'altro al concilio di Clermont, quindi ha assistito al famoso appello di Papa Urbano II nel 1095 che diede inizio alla cosiddetta prima crociata, tra mille virgolette, eh, aveva scritto pochi anni prima proprio un commento all'Apocalisse, quindi scopriremo che cosa conteneva questo suo commento. E poi abbiamo anche tra, eh, delle, degli interventi in video, appunto, come eh, diceva Giampiero prima. Eh, quindi ricordo che con... tra gli interventi in video eh, c'è un intervento di Alessandro Barbero che è sull'Apocalisse, che dedicherà eh, proprio a noi, a al nostro edizione. festival, a questa edizione. Quindi avremo questo intervento, avremo anche... Alcuni interventi sempre in video del professor Gianluca Potestà dell'Università Cattolica di Milano, che è uno dei più grandi studiosi di escatologia medievale, ha lavorato moltissimo su Gioacchino da Fiore in particolare, ma anche su Dante, eh, sugli aspetti profetici proprio di Dante, e, e che eh, ci aiuterà quindi a capire certi meccanismi difficili. Di questo, oltre che il video, naturalmente, di presentazione del libro di André Vauché che proietteremo appunto il venerdì 30 giugno pomeriggio. E, um, I temi, i temi, quindi, sì, l'Apocalisse dei templari, perché l'Apocalisse e perché i Templari. L'Apocalisse, eh, come tutti sappiamo, vuol dire rivelazione. E quindi noi la intenderemo nei due sensi in cui viene eh, intesa, cioè sia come rivelazione divina che riguarda la storia dell'intera umanità che si avvia quindi alla sua fine, al suo compimento, eh, ma sempre un compimento, c'è sempre una grande speranza dietro alla parola apocalisse, dietro alla parola fine, in questo caso, perché è la fine di un mondo, del mondo che conosciamo, ma è anche l'inizio di un mondo successivo, cieli nuovi e terre nuove. E quindi comunque questa dimensione anche tragica perché ci sono le battaglie, la lotta contro l'anticristo, ci sono momenti di persecuzione, momenti di, di appunto, come noi li chiamiamo, apocalittici, molto pesanti anche da sopportare per l'umanità, però poi c'è questa discesa della Gerusalemme celeste che viene attesa. E poi c'è l'Apocalisse nel senso la rivelazione della fine, della fine della vita di ogni uomo. Quindi è anche una riflessione sulla morte e sempre accompagnata anche dall'aldilà, cioè dalla che cosa succede dopo la morte. E I Templari hanno affrontato entrambi i temi eh, e l'aspetto apocalittico e scatologico comunque è stato sia la loro origine Fondamentale per la loro nascita stessa. Eh, infatti, lo, lo dedicheremo la prima giornata, proprio la prima serata sarà dedicata al tema proprio della prima crociata e, e le attese apocalittiche. E poi sarà molto importante anche vedere come l'apocalittica i testi escatologici siano presenti nella biblioteca dei Templari. Ecco, quindi ci sarà questa ulteriore novità perché Accostare la parola biblioteca alla parola templari a volte può sembrare un ossimoro, ecco, una cosa che non sta bene insieme, ecco. La visione del classico cavaliere eh, templare non sta d'accordo, non viene associata facilmente con quella del libro, e invece scopriremo delle cose molto nuove sui templari in questo senso. E poi la terza serata invece sarà dedicata alla. Ai templari nell'Apocalisse, cioè eh, gli studiosi teologi che hanno trattato, appunto, hanno fatto dei commenti all'Apocalisse, hanno spesso situato i templari all'interno della storia della salvezza e noi vedremo dove li avranno collocati. Eh, invece, la domenica pomeriggio, l'evento conclusivo del festival. Sarà dedicato alla città di Gerusalemme come città degli ultimi tempi, e quindi è veramente la città, la sede del, eh, dove si compirà la fine del mondo in fondo, del fine del mondo conosciuto. E questo sarà un altro tema che appunto affronteremo in quell'occasione. Non vi siete fatti mancare niente, eh? No. <ride> decisamente non vi siete fatti mancare niente. Intanto i complimenti per gli aspetti organizzativi che credo siano stati belli complicati e con tanti ostacoli da superare. Poi per perché... ancora il presente, il presente perché dobbiamo ancora arrivare all'inizio del festival, quindi sì, ma <ride> arrivato, ci arrivaste. Spereremo, <ride> ecco. Migliorate di anno in anno, quindi non c'è ombra di dubbio da questo punto di vista, no, e poi anche per i contenuti, perché avete ulteriormente ampliato l'offerta, aumentato la partecipazione, e coinvolto la città in, in maniera a tutto tondo e devo dire che è una consacrazione questa terza edizione, tanto per rimanere in termini ecclesiastici. Sì, è successo ad esempio che tantissimi negozi quest'anno dedicheranno vetrine e menù e offerte commerciali de dedicate al tema de dei templari. Ecco, ad esempio, negozianti del centro, tutti quelli a cui è stato chiesto ti piacerebbe fare l'aperitivo dei templari, che ne so, pure mettere in vetrina un costume, inventati una cosa e tutti si stanno stanno cominciando a lavorare inventando cose eh, legate al mito sì, dei templari sì. c'è una questo voglia molto... di partecipazione esatto, volete, questo sì. è, molto, è, è molto bello perché non, non è semplicissimo, non avviene in modo automatico al terzo anno comincia a venire in modo spontaneo automatico e partecipato proprio su, su grossi numeri ecco Coinvolgeremo veramente tutto il centro città. Questo ci fa, ci fa naturalmente piacere. Volevo dire ancora qualcosina sulle canzoni, ci saranno canzoni di Violetta Parra, cantautrice cilena degli anni 50-60. Ci saranno canzoni mie, che ho scritto per Guccini, che Guccini ha scritto per me. E ci saranno e ci sarà il de Garda e oltre alla musica sacra, insomma, anche dal punto di vista musicale c'è un, una varietà, un'offerta un, un polivalente e, e multiculturale. Il canto popolare anche a, a, del territorio, ecco anche alcune canzoni inedite: sì, sì, anche canzoni Due inedite. Due molto, molto particolari, ma che non diremo, Vabbè, non... Che, diremo che non sveleremo, che non... però sì. È, è tutto molto nel tema e contemporaneamente a volte c'è anche molta leggerezza, questo è positivo, perché il nostro sì. alla fine è uno spettacolo per famiglie, sembra strano, ma arrivano gli alessandrini, si siedono lì e guardano. Ecco, alcuni vengono da fuori, ormai tanti vengono da fuori, però gli alessandrini che escono la sera... Vengono lì, si guardano ospetta, la serata sui templari con le relazioni, le canzoni, il video. Normalmente, e alla fine cantiamo tutti assieme la sigla che ormai tutti conoscono. Ogni anno è sempre più partecipata. Ma ecco, questo eh, il fatto che sia una cosa che poi, alla fine, se uno passa di lì e si siede, capisce tutto. Secondo me, è uno dei più grandi risultati che potevamo ottenere. Sì, e bisogna dire ancora una cosa importante: beh, che, che ormai facciamo parte della TREF della Templar Route European Federation, che ha sede appunto, questa associazione che si occupa di costruire un cammino templare europeo, eh, unendo da Tomar a Temple Church a Londra. Uh, Avalor, la la Avalor, uh, a Valleur la commenda di Avalleur, a Troyes appunto culla della, dei Templari e in particolare della loro regola, fino alla chiesa mirabile di San Bevignate a Perugia e, e noi siamo appunto questo bene immateriale, questo festival che si svolge ad Alessandria. Naturalmente il festival non esisterebbe senza la città di Alessandria che eh, lo ha voluto e lo ha sostenuto fin dalla prima edizione, e poi ci sono tanti altri collaboratori e ci sono tanti ringraziamenti da fare. Troverete tutto, comunque, si trova tutto sul eh, Comunicato Stampa e, nel, e anche sulla pagina Facebook eh, Festival dei Templari, come su Instagram, dove mettiamo tutto il materiale, oltre che naturalmente sul sito di Italia Medievale che è appunto. Ci ospita e, e ci fa molto piacere anche di questa affettuosa ospitalità vostra. Bene, allora cominciate a darvi da fare per prenotare il soggiorno ad Alessandria in quei quattro giorni, perché sennò rischiate di non trovare posto. Alessandria è una cittadina molto ospitale, ma i posti non sono infiniti, quindi mi conviene darvi da fare perché ormai non manca moltissimo. Ecco, e aggiungo a questo proposito che stanno anche preparando Alexala dei pacchetti turistici proprio legati al festival, in cui poi proporranno anche altre cose, visite a ai musei e ai castelli dei, dei dintorni e che se qualche d'uno appunto desidera venire ad Alessandria, eh, già eh, sia al chiostro o, eh, ostello e hotel, sia all'hotel Ali Due Bue Rossi o anche all'hotel Londra, hanno previsto proprio delle riduzioni particolari proprio per chi dice vengo per il Festival Internazionale dei Templari. Allora, volevo dirlo così. Eh no, eh, mi, Alità, sembra, mi sembra la giusto. Un'osservazione anche. Bravi, bravi. E allora ci si vede tutti ad Alessandria dal 29-30 giugno, primo e 2 luglio, per la terza edizione del Festival internazionale dei Templari, intitolato L'Apocalisse dei Templari. Grazie amici per questa bella presentazione. Grazie Intitolati. Maurizio, grazie, grazie a te. All'entrata del Temps clar, hey per gioiare e comensar, hey e per gelos irritar, hey la regina a mostrar che lei sia amorosa. Alla via, alla via, la prima, la